Un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 milioni come conseguenza della plastic tax e 140 milioni per effetto della sugar tax, con possibili effetti sulla produzione. È lo scenario delineato da Coca-Cola HBC Italia a fronte delle due nuove imposte previste in finanziaria e salvo ulteriori modifiche. L'azienda il 25 novembre ha dato appuntamento a stampa e istituzioni presso lo stabilimento di Oricola per presentare le sue osservazioni. Il combinato disposto della sugar tax e della plastic tax di cui si sta discutendo in finanziaria in questo momento per Coca-Cola HBC pesa 180 milioni di euro, una cifra spropositata con cui è difficile ragionare in questo momento. Stiamo ovviamente valutando diverse opzioni per rispondere ad una tassa che prevede ad esempio un aumento della materia prima, per noi il PET, la plastica che utilizziamo, del 110%. Siamo un'azienda che lavora su grandi volumi e piccoli margini, quindi aumenti di costo di questo tipo non possono essere assorbiti dalla struttura industriale presente sul paese. In questo momento abbiamo tre stabilimenti di produzione di bevande gassate, uno al nord, a Nogara, vicino a Verona, uno qui ad Oricola, dove ci troviamo in questo momento, e a Marcianise in Campania. Dei tre stabilimenti, due stabilimenti del centro e del sud sono quelli più a rischio. Noi chiediamo al governo di sedersi intorno a un tavolo e di discutere con noi, perché sono due obiettivi che condividiamo, ma questa tassa sicuramente non va nella direzione né di migliorare la tutela della ambiente né l'obesità. Preoccupazione per lo scenario presentato, con particolare attenzione alla situazione dello stabilimento abruzzese, è stata espressa dalle autorità locali. Se noi vogliamo conservare in Italia la produzione industriale e non farla delocalizzare nell'Est Europa o nell'Estremo Oriente o comunque in altri paesi dove c'è una competizione aggressiva sul piano fiscale, di dumping sociale, economico e così via, dobbiamo evitare appunto di creare tassazioni che scoraggino l'iniziativa e che rischiano di far chiudere un'impresa. Se chiudesse questa impresa, noi avremmo tra il 2 e il 3% in più di disoccupazione nella nostra regione. Questo è un allarme molto serio.